secondo punto all'ordine del giorno è una ratifica di giunta la numero 47 del 18 ottobre 2014, variazione del bilancio di previsione, la rideterminazione dell'importo del contributo regionale per finanziamento oneri di progettazione e realizzazione di opere pubbliche, variazione al bilancio di previsione. Praticamente sono quei soldi che dobbiamo rendere alla Regione Lombardia che ci aveva erogato sul distretto del commercio del bando 2008, per cui era stato assegnato in quota parte un contributo sulle progettazioni a fronte della realizzazione delle opere. Siccome una parte di quelle opere progettate non era stata realizzata, la variazione riguarda il fatto che li abbiamo previsti in uscita come utilizzando il fondo di amministrazione e iscrivendo con i giusti codici e tecnicismi del caso la voce di bilancio. Questa è la ratifica, dunque non serve votazione. Non serve votazione. Ah, serve votazione anche questa. Serve l'immediata esecutività. No, non è che tanto la prova ratificata per 60 giorni. Ok. C'è qualcuno? Però non tecnicamente noi restituiamo alla regione dei soldi che ci ha dato. Però la partita di giro non è a costo zero, nel senso che noi in realtà il professionista che ha fatto questi progetti l'ha pagato. Quindi abbiamo fatto dei progetti per delle opere che già era alquanto improbabile che si sarebbero realizzate, vedi il centro storico di Osimo Superiore per 600.000 euro o quanti erano, vedi parcheggio ogni Santi per più o meno altrettanti soldi, è stato pagato un professionista che ha fatto un lavoro, sicuramente fatto bene, ma per delle opere assolutamente insostenibili e irrealizzabili, anche nel momento in cui sono state presentate, non adesso, questa situazione, anche in quel momento lì si sapeva benissimo che queste opere non potevano essere realizzate. E quindi non è che questa roba qua per il comune sia una partita a costo zero, una partita che ha avuto un costo importante. La quota parte, non tutte le progettazioni non sono state realizzate, perché alcune di queste opere che hanno compreso un accordo non sono state realizzate, però per queste due opere grandi, importanti, che erano nella progettazione e non sono state realizzate, noi restituiamo i soldi, vuol dire il comune ha pagato questo professionista per delle opere, per un lavoro che non serviva a niente. Insomma, anche questo non è un grande esempio di buona amministrazione. Quindi la nostra approvazione credo sia comunque da fare, però sempre a memoria di quello che è stato fatto, insomma, prima di noi, solo per questo. Se non ci sono altri interventi, comunque votazioni favorevoli. Favorevoli? 7. Contrari? Astenuti.